Oggi ospitiamo il congresso nazionale di NIDIL, che sta per nuove identità di lavoro e rappresenta lavoratrici e lavoratori della somministrazione, quindi ex interinali, tutti i contratti atipici, quindi autonomi occasionali, tirocini extracurriculari e disoccupate e disoccupati. Portare in questa terra, Modena, il congresso nazionale NIDIL ci mostra intanto come anche la provincia di Modena sia in realtà una provincia con contratti precari, e questo vuol dire per noi dare voce a quei lavoratori che sono quelli che forse subiscono di più le disuguaglianze di questo mercato del lavoro, ma che spesso la voce non la trovano proprio per la loro tipologia di contratti, quindi precari. E per noi come sindacato vuol dire molto avere invece proprio informazioni rispetto a quello che chiedono questi lavoratori. La sigla atipico oggi penso non sia più parte della realtà. Quello che purtroppo fino a qualche anno fa era atipico, quindi una eccezione alla regola, oggi ahimè sta diventando proprio la tipicizzazione dei contratti. Contratti precari, contratti discontinui che non creano appunto continuità occupazionale, e quindi c'è sempre più bisogno di sindacato, soprattutto in una categoria come questa, come la nostra, che si rivolge soprattutto alle giovani generazioni, ma non solo, perché purtroppo hanno caratteristiche di precarietà anche diversi lavoratori e lavoratrici ultra cinquantenni, quindi è un mondo che purtroppo si sta allargando, ahimè, a vista d'occhio. Io penso che anche il precario si stia rendendo conto che c'è bisogno di tutela, e oggi devo dire che si sta riscontrando sempre maggiormente la voglia di organizzarsi anche tra precari, di certificare una rappresentanza e attraverso la contrattazione di provare a incidere per ottenere maggiore dignità e continuità occupazionale. Questa proposta del nostro segretario di comunque mantenere, anche quando dopo poi ci sarà la coordinatrice, questa specie di giunta che potrebbe rimanere, può dare una svolta diversa alle problematiche femminili. Nel modo tradizionale, come si faceva prima, si affrontavano i problemi delle donne con delle scadenze fisse, l'8 marzo, il 25 novembre, mentre invece io sono convinta che noi dobbiamo portare avanti il problema di genere sempre, in qualsiasi campo. Questo gruppo che si andrà a formare, forse portando le esperienze dai singoli territori con delle criticità diverse, ci darà la possibilità di essere ascoltate, poi sarà la coordinatrice che alla fine tirerà le fila, però è importante che il territorio venga sempre rappresentato. Il contributo che portano comunque le donne, ma soprattutto il valore delle donne quando lavorano in rete con le altre associazioni, ci fa effettivamente raggiungere dei buoni risultati. Poi invece c'è tutto un altro lavoro, che è tutto il lavoro di contrasto alle politiche che sta facendo comunque questo governo nei confronti comunque delle donne e contro le donne. Noi non possiamo mai pensare di mettere in un qualche modo nell'armadio i nostri strumenti di protesta e di proposta. E allora io credo che noi abbiamo diversi temi sul quale comunque intervenire. Io ne vedo uno fra tutti, che è il tema della memoria. Il ruolo della memoria come trasmissione di questa memoria ai più giovani. Io credo che la determinazione delle donne sia un qualcosa di straordinario, insomma, noi non ci molliamo, siamo sempre qua e vogliamo essere sempre di più.